Ciao Como Radio, eccoci di nuovo qui in diretta, sempre in compagnia di Lorenzo Canali, ma ci ha raggiunto un nuovo ospite che è lo scrittore storico Claudio Bossi ed è il più grande esperto di Titanic che c'è in Italia. Buongiorno! Buongiorno a tutti voi. Allora, innanzitutto siamo stati accolti da questa atmosfera fantastica della canzone di Céline Dion che ci porta direttamente al 1912, dove è accaduta una delle più grandi tragedie, insomma, della storia. Se non la più grande, quantomeno la più famosa, La più ecco. famosa, esatto. Tra l'altro poi quest'estate leggevo tante cose sul Titanic e sui resti del Titanic, ma prima di anticipare sicuramente un po' quello che è l'epilogo poi del Titanic, è da dove nasce la sua passione innanzitutto e come mai ha deciso di proprio studiare il Titanic. Il Titanic ha urtato l'iceberg alle 23:40 del 14 aprile 1912 ed è affondato dopo 160 minuti. Io credo che in quei 160 minuti sia andata in scena la rappresentazione della vita dell'uomo, nei suoi aspetti di umanità e di eroismo, ma anche di feroce invidia. Io mi sono sempre chiesto come mai ci furono così tanti passeggeri maschi di prima classe sopravvissuti. E il loro numero fu addirittura superiore ai bambini morti di terza classe. Allora la vecchia regola, prima le donne e i bambini, non è stata rispettata. Ecco, questa differenziazione sociale che è la caratteristica predominante della tragedia del Titanic, è stato il momento che mi ha indotto ad occuparmi e a scrivere di questa storia. Tra le altre cose, beh, magari le persone della mia generazione conoscono un po', hanno conosciuto un po' più da vicino il fenomeno Titanic dal film, quello più famoso, Immagino. recente, se non sbaglio negli anni 90 forse, o dell'inizio del 2000, adesso non ricordo. 1997 è uscito Esatto, in Italia. 97, tra l'altro ricordo la fila proprio per entrare al cinema per vedere questo grandissimo fenomeno con Kate Winslet e Leonardo DiCaprio. E lì rappresentava in maniera un po' romanzata, chiaramente, quello che è successo proprio nella storia del Titanic, quindi questa differenziazione sociale di cui lei ci parla. Esattamente. Tengo a precisare che il signor Cameron ha fatto indubbiamente un bel lavoro, innanzitutto perché lui stesso è appassionato alla storia del Titanic e poi ha avuto la costanza anche di documentarsi su questa tragedia. Allora, in effetti sulle scialuppe di salvataggio che non erano sufficienti per tutto l'equipaggio, quindi per No, tutti, per scusi, tutte le persone a bordo. per gli ospiti a bordo, non erano assolutamente sufficienti. Quindi tra le altre E qui cose. entriamo anche, mettiamo il dito nella piaga, c'è anche un perché. Allora me lo dica subito il È perché. una storia È una troppo storia troppo lunga, lunga, ne ne parleremo in un secondo parleremo momento. in un altro Allora, tra l'altro, momento. le scialuppe non erano sufficienti per tutti gli Però, ospiti. una cosa mi preme dire, erano assolutamente a norma con le norme legislative dell'epoca. Perfetto, e quindi vabbè, era tutto in In regola, diciamo, in diciamo in ordine. ordine. Quindi dovevano essere imbarcate donne e bambini, così non è stato perché poi c'erano quelli della prima classe che pagavano per imbarcarsi e forse, magari questo è un romanzo, è stata romanzata e forse le scialuppe non venivano riempite a dovere. Quello è assolutamente vero che non erano riempite per intero, anche perché non erano state testate sostanzialmente. Cioè il timore era che non reggessero al peso delle ipotetiche 65 persone che potevano ospitare la Quindi è una scialuppa. leggenda quella che si dice che le persone di prima classe non volevano imbarcare altre persone o proprio era la paura che Ma si c'è stata aspettassero? qualcosa di più di una leggenda, c'era stata una nave specifica, proprio una nave, un'imbarcazione specifica, mi riferisco alla scialuppa di salvataggio numero 1 che addirittura ha ospitato 12 persone a bordo, ripeto, su una capacità di 65. Ecco, questo per una precisa e certa di una coppia di passeggeri a bordo, Esatto, di cui lei parla nel lady, film, esatto, nel libro. nel libro. E questa coppia si chiamava Lucille. E lui si chiamava Cosmos Duff Gordon. Ecco, questi signori in pratica hanno preteso di non imbarcare altri passeggeri per stare comodi, ecco. E quindi lei parla di questi due personaggi all'interno del libro, parla Non proprio, soprattutto della storia di all'interno del Emilio nuovo libro che ho Portaluppi. scritto parlo di un'altra storia che assomiglia
molto a quella raccontata da Cameron. Anzi, ho vari motivi per dire che Cameron è partito proprio a scrivere la sceneggiatura del suo film proprio prendendo spunto dalla storia del mio sopravvissuto, del mio Picasso. Allora, entriamo nel dettaglio, allora, ci faccio un po' sognare, parliamo di questa storia d'amore a questo punto. Ecco, questo Picasso sopravvissuto innanzitutto chi era? Era Emilio Portaluppi ed era originario di Varese, di Arcisate. Arcisate che in quel 1912 era provincia di Como. Ecco, anche quindi un certo legame. Ecco, questo Picasso chi era? Non era un semplice scalpellino, quindi un tagliatore di pietra, ma era uno scultore, quindi un artista che si era invaghito in tempi precedenti a Titanic di Lady Astor. Chi era Lady Astor? Era la moglie del più ricco, diciamo così, passeggero a bordo del Titanic. Quindi Lady Astor potrebbe essere l'ipotetica Rose del film di Cameron. E al contrario? Al contrario, perché sostanzialmente i nostri piccioncini, quindi Portaluppi e Lady Astor, si sono salvati, a differenza di come è andata a finire di quella del Cameron. Si può svelare come si sono salvati oppure lasciamo un po' nel mistero? E lo lasciamo a leggere nel lettore nel libro, anche perché il Portaluppi ha raccontato diverse storie di come è sopravvissuto a questa immane tragedia. Si è lanciato in mare, è salito a bordo di una scialuppa, è stato, diciamo, ritratto in salvo da una scialuppa che passava e l'ha raccolto da un pezzo di ghiaccio. Ce ne sono talmente tante di storie di come si è sopravvissuto, raccontate da lui stesso, tanto che al suo paese, ad Arcisate, si è meritato un appellativo, Casciabar della Madonna. Perché ha romanzato anche un po' la sua storia. Beh, ha fatto bene, perché è stato un sopravvissuto di una delle più grandi tragedie attuali. Allora, come ha fatto a entrare così nel dettaglio dei particolari? Perché mi diceva Lorenzo, appunto, che lei può sapere anche come erano rivestiti le poltrone, i divani, quanti cani c'erano a bordo, quanti si sono salvati, come si chiamavano molti passeggeri. Ecco, come ha fatto a entrare così addentro nella storia e quindi a farsi considerare uno dei più grandi conoscitori del Titanic in Italia? Posso dire che anche sì. Alberto Angela, non soltanto, anche altre trasmissioni televisive chiamano spesso come consulente proprio il signor Bossi, perché in Italia e forse anche in Europa è quello che conosce meglio la storia del Titanic documentale. Grazie ai complimenti. Ho avuto, diciamo così, l'opportunità di frequentare, ma questo in tempi non sospetti, quindi molto prima del film di Cameron, quindi già dal 1985, dove mi sono andato a documentare là, dove il Titanic era stato concepito, quindi alla sede della White Star Line a Liverpool, là dove il Titanic era stato costruito, quindi i cantieri navali di Belfast, quindi archivi irlandesi. Là dove il Titanic era ipoteticamente, e aggiungo questo verbo ipoteticamente perché anche qui c'è da raccontare una lunga storia, ipoteticamente era partito, quindi gli archivi inglesi di Kew a sud-est di Londra, là dove il Titanic doveva arrivare, quindi archivi americani di New York piuttosto che Washington, e infine là dove sono sepolti i resti di poco più di 300 persone vittime della tragedia, i cui corpi sono stati recuperati dal luogo del naufragio, quindi gli archivi canadesi di Halifax. Siamo ancora in compagnia dello scrittore storico Claudio Bossi, che è il più grande esperto della storia del Titanic che c'è in Italia. Allora, ben ritrovato innanzitutto, stavamo parlando un po' delle curiosità e anche degli approfondimenti storici che lei ha fatto in tutto questo periodo, ma lei ha un ringraziamento particolare da fare, giusto? Esattamente, cioè devo ringraziare mia moglie per il suo sostegno, per la sua infinita pazienza. E non immaginava che il Titanic avrebbe invaso la sua vita, abusato della sua ospitalità, invaso la sua casa e soprattutto reso ostaggio suo marito. Perfetto, allora la salutiamo anche noi di Conversation. Okay. E noi ci auguriamo che prima o poi il signor Bossi e sua moglie facciano la famosa scena sulla prua del Titanic. Oppure se non l'avete ancora non la faranno mai. Oppure se non l'avete ancora fatto, una bella crociera.
No, le crociere abbiamo fatte. Fatte, basta, allora va bene. Allora, una curiosità mia personale mi è venuta in mente mentre ascoltavo appunto questa piacevole chiacchierata, anche molto interessante. Se lei ha trovato, è vero, il film di Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, ok, è romanzato, ma ha trovato delle distorsioni, delle cose che proprio non c'entravano nulla con la vera storia del Titanic, oppure è stata ripercorrere pedissequamente quello che realmente è successo? Ma propenderei che ha ricostruito veramente la storia. Certo, ci sono taluni dettagli che qualcuno li considera errori. Pensiamo anche al fatto quando la scialuppa torna indietro a cercare eventuali superstiti che galleggiano lì sulle acque. Come torna indietro? Se fate caso, l'ufficiale ha in mano una torcia. Una torcia, esatto, è peccato vero. Che la torcia nel 1912 non esisteva. Quindi questo potrebbe essere considerato un errore. È una licenza poetica, però non è proprio una distorsione. Sono grossi errori storici. Esatto, non è una distorsione della storia, si può dire, no? Sono grossi errori storici inerenti alla storia dei Titanic. Sì, il lago citato da DiCaprio nel 1912 non c'era, ma quella non è storia del Titanic. La storia del Titanic è abbastanza... Quindi è vero che poi i musicisti hanno suonato fino all'ultimo? Assolutamente vero. Il mistero rimane su che cosa hanno suonato. Quello lì è un altro argomento. Comunque è assolutamente vero che hanno suonato fino in ultimo. Quello che mi sento dire, ecco, magari allacciandomi alla domanda precedente, Cameron ha sempre asserito di avere, diciamo così, scelto gli attori in base anche a una certa fisionomia ai veri personaggi. Ecco, qua mi sento di dissentire un po' il regista dicendo i veri musicisti del Titanic erano giovincelli, ventenni, massimo trentenni, mentre quelli rappresentati erano delle 50. Persone abbastanza mature, avanti con gli anni. È vero, è vero, è vero, questo ecco. È vero, non sapevo di questa però sono differenza. Dettagli che solo uno storico potrebbe sapere, ecco. Ma è vero quindi che diciamo che i passeggeri di terza classe poi durante i soccorsi, diciamo i tentativi di salvarsi sono stati chiusi poi a chiave, ecco, e non potevano salire in mento. In che senso? Innanzitutto pensiamo che la nave era una nave costruita, adibita a trasporto di migranti, come tale doveva sottostare alle leggi, in questo caso americane, perché la nave andava in America, e cosa stabilivano quelle leggi? Che le tre classi dovevano assolutamente essere separate le une dalle altre. Quindi ecco i cancelli chiusi a chiave per far sì che le classi non entrassero a diretto contatto. Quindi era già stato molto precedente questa chiusura di cancelli, se vogliamo. Quindi non al momento, dei tentativi del salvataggio. Esattamente. Veniamo invece ai giorni nostri. Ad agosto è uscita questa notizia che ha appassionato molti, che i resti del Titanic, che si trovano adesso nei fondali dell'Oceano Atlantico, a 4.000 metri di profondità, esatto, si stanno sgretolando, quindi non sono neanche più una culla per i pesciolini che magari andavano a crearsi il proprio nido, e quindi del Titanic forse non ne rimarrà più nulla tra un po'. Ecco, pensare di essere in procinto di perdere per sempre il Titanic per me è qualcosa di struggente. Ecco, i resti del Titanic sono diventati anch'essi un mito dell'abisso oscuro, se devi dire. Certo, il suo stato non è più quello nemmeno lontanamente immaginabile, paragonabile ai fasti di una volta, ma nonostante questo il Titanic continua a affascinare il mondo. Quindi cosa faremo senza resti del Titanic? Vivremo di storia e del suo libro. Vivremo di storia e vivremo del suo libro. Quanti ne ha scritti in effetti il signor Bossi? Questo è soltanto l'ultimo. Questo è il quarto monofirma, e oserei dire che ho scritto una decina di libri tra prefazioni, racconti, antologie, una decina di libri. Bene, se la veramente per il momento sviluppata appieno questa storia del Titanic, anche se mi dice che c'è ancora tanto appieno, da raccontare. Esattamente, perché a distanza di 107 anni, negli archivi di Sua Maestà, quindi a Londra, ci sono ancora documenti segretati intorno a questa tragica vicenda. Che ha anche degli aspetti misteriosi, tant'è che uno dei suoi libri si chiama proprio Gli Enigmi del Titanic, perché non tutto è così chiaro. Non tutto è così chiaro, infatti nella quarta di copertina di questo libro che hai citato,
io scrivo, nessuno può essere certo di conoscere la vera storia del Titanic. Però conosciamo la storia di Emilio Portaluppi, quella ben raccontata nel suo libro Il Picassas sopravvissuto al Titanic. Citiamo anche la casa editrice Macchioni Editore, che è di Varese, quindi abbiamo un autore di Varese sottoscritto, un protagonista che era di Arcisate, provincia di Varese, ma che è un editore, che è una casa editrice di Varese. A Varese sicuramente nel lago il Titanic non affonda, al massimo all'isolino Virginia che affonda. Ma il Titanic arriverà anche il 9 novembre presso la libreria Toriani di Canzo, perché ci sarà la presentazione, a che ora? Verso le 17, verso le 17, e poi il 19 novembre invece il Titanic sarà al Sacrario Sport Nautici di Garzola. Bravissima. La presentazione di questo ultimo libro di Claudio Bossi, Il Picassas sopravvissuto al Titanic, che tra l'altro appunto va, visto che Arcisate, come giustamente diceva Bossi, a quei tempi era di Como, va a raddoppiare i comaschi che erano su questo transatlantico, perché c'è anche il Peduzzi, che invece non ha avuto la Giuseppe stessa fortuna. Peduzzi, un ragazzo di 24 anni che faceva il cameriere, che era imbarcato sul Titanic come passeggero di terza classe, che andava a Como in cerca di fortuna per farsi una... Andava a New York. A New York in cerca di fortuna e poi... Era partito da Como e andava a New York. Esattamente. Questa storia del Titanic, mia Claudia, mi piace tantissimo, è una storia che non avrà mai fine, perché si mischiano molte cose insieme in questa storia, che è naturalmente un fatto reale, storico, veramente accaduto, ma non so, sembra quasi un romanzo, però sembra anche un complotto, perché dietro ci sono tanti enigmi. Ed è stato un po' il momento in cui il progresso, che stava avanzando a piè veloce, si è un pochettino arrestato. Esatto, in pratica è stato uno stop all'arroganza, superbia, alla tracotanza dell'essere umano. Anche perché, se non erro, non so se è il termine esatto che veniva usato, era la nave indistruttibile, giusto? Inaffondabile. E in effetti lo era veramente, perché si credeva che i 16 compartimenti stagni rendessero la nave inaffondabile. La realtà è che è bastato un piccolo, se chiamiamolo così, pezzo di ghiaccio per mandare a fondo i sogni di gloria dell'uomo. È vero, la natura che prende il sopravvento in questo caso. Bene. Va bene, allora salutiamo Claudio Bossi, grazie mille. Allora, il Titanic ci sarà la prossima presentazione a Canzo il 9 di novembre. Questo ovviamente in provincia di Como, in provincia di Varese, ce ne saranno altre. Va benissimo, allora adesso c'è una canzone e poi ci...